Signore e signori, buongiorno e un caloroso benvenuto a questo primo webinar della giornata di Valore Italia qui alla Mind Innovation Week, la settimana dedicata interamente all'innovazione. Come Valore Italia stiamo organizzando una fitta rassegna di eventi digitali e in presenza. Abbiamo cominciato lunedì, termineremo domani con proprio la rassegna di webinar che stiamo organizzando su come la tecnologia rivoluzioni il mondo dell'arte. Dal webinar odierno succederanno poi altri 3-4 incontri fino a domani per concludere poi con l'evento con Win3. In particolare per l'evento di quest'ora, saremo insieme per circa un'oretta fino a mezzogiorno, incontreremo la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Io ricordo già da questo momento che prima di tutto la chat di YouTube è attiva, quindi se avrete delle domande per i relatori che andremo a incontrare tra pochissimo, potrete utilizzare la chat di YouTube. Questa registrazione rimarrà anche attiva per eventualmente essere rivista per chi dovesse perderla in diretta, per cui sul canale YouTube di Valore Italia ci sarà la possibilità di riguardare questo incontro. Una piccola introduzione su Valore Italia. Valore Italia è un centro di ricerca e formazione sul restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico. Il cuore pulsante di Valore Italia è proprio la scuola di restauro di Botticino, tra le più antiche e illustri d'Italia, con una storia ormai di quasi 50 anni, che da un anno ha trasferito la propria sede a Milano. In Mind, dove ci troviamo adesso, quindi Milano Innovation District, il nuovo distretto dedicato all'innovazione e alla scienza, ex Area Expo, per intenderci, e in Bovisa, su un'altra superficie di 2.000 metri quadrati, quindi per un totale insieme a Mind di 6.000 metri quadrati. Direi che possiamo anche entrare nel vivo di questo primo webinar, appunto come la tecnologia rivoluziona il mondo dell'arte con la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Chiamo subito il primo ospite, il curatore Luciano Pensabene Guemi. Buongiorno Luciano, eccoci qua. Buongiorno, salve. Ringrazio Italia Valore dell'opportunità. Io sono il conservatore della collezione Peggy Guggenheim. Inizierò un po' raccontandovi dei progetti innovativi che stiamo portando avanti e ci soffermeremo in particolare su 3 progetti europei. E ringrazio a questo punto i miei ospiti, i relatori che continueranno dopo di me, il professor Baglioni dell'Università di Firenze, del Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, Maria Laura Petruzzellis che lavora con me alla collezione Peggy Guggenheim, e poi come ospite avremo anche Anna Giatti del Museo della Scienza e della Tecnica di Firenze, che è museo che è stato partner insieme alla Peggy Guggenheim di uno di questi progetti europei. Beh, inizierei con la mia presentazione. Innanzitutto un cenno brevissimo sul museo e la collezione. La collezione Peggy Guggenheim è uno dei più importanti musei in Italia per l'arte europea e americana del XX secolo, con sede a Venezia, presso Palazzo Venier de Leoni, che è sul Canal Grande, in quella che fu l'abitazione di Peggy Guggenheim. Il cuore del museo è proprio la collezione di Peggy Guggenheim, messa insieme durante una vita dedicata all'arte. Peggy Guggenheim cresce a New York, nel 1938 apre una galleria d'arte a Londra, la Guggenheim June, dando così inizio a 39 anni a una carriera che influenzerà significativamente il corso dell'arte del dopoguerra. Nel 1939-40 ritorna a Parigi, dove si impegna nell'acquisto di opere per la sua collezione, determinata in quel periodo a comprare un quadro al giorno. Accanto a sé dei consiglieri importanti come Herbert Read, Marcel Duchamp, ed è interessata ad acquistare l'arte alle contemporanea, su suggerimento anche di Samuel Beckett. Nel 1941, a causa della guerra, torna a New York e nell'ottobre del 1942 Peggy inaugura la galleria Museo Art of Its Century, che è progettata dall'architetto Frederick Kiesler. La galleria si compone di spazi espositivi innovativi che la rendono subito una delle sedi espositive di arte contemporanea più stimolanti di tutta la città, e dove giovani artisti americani vedono per la prima volta le avanguardie europee.
Nel 1947 Peggy decide di tornare in Europa, dove la sua collezione viene esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia. E nel 1948 non è solo la prima volta in cui in Europa si ha l'occasione di vedere le opere di artisti come Gorky, Pollock, Erotico, ma la collezione racchiude opere cubiste, astratte, surrealiste, e il padiglione diventa l'esposizione più completa e coerente del modernismo mai presentata in Italia fin da allora. In quegli anni Peggy si innamora di Venezia, acquista Palazzo Venier de Leoni, un edificio settecentesco incompiuto lungo il Canal Grande, e dove si trasferisce definitivamente. Nel 70 Peggy decide di donare il palazzo e nel 76 la collezione alla Fondazione Lo Zio, la Fondazione Salomon Guggenheim. Da allora, sotto la supervisione della Fondazione Guggenheim, la collezione di Venezia è diventata uno dei maggiori musei di arte moderna al mondo. Oltre a Venezia, la Fondazione Guggenheim è sede di altri musei, il Salomon Guggenheim di New York e il Guggenheim di Bilbao. E tra 3 anni si aprirà il nuovo museo di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Tornando al museo di Venezia, d'abitazione di Peggy Guggenheim, a partire dagli anni Ottanta, Palazzo di Venier de Leoni è stato trasformato in museo, risanando e adeguando gli spazi all'ambiente museale, dotandolo di impianti di climatizzazione, illuminazione e misure di conservazione preventiva. Siamo oggi una delle realtà museali più visitate a Venezia. Senza alcun dubbio, un museo è un luogo magico e straordinario, ma per chi si occupa della conservazione della sua collezione non è tutto così semplice. In primo luogo per la sua posizione. In una città adagiata sulle acque, la conservazione delle opere che custodisce presenta difficoltà estreme da un punto di vista tecnico e scientifico. Innanzitutto, perché siamo in una laguna e gli effetti sui materiali tradizionali e moderni dall'esposizione al clima marino sono implacabili. La salinità dell'atmosfera, gli alti valori di umidità relativa e l'alto tasso di inquinamento, dovuto soprattutto a un entroterra industrializzato, fanno sì che le opere siano soggette a diversi processi di degrado. E qualsiasi panoramica sulla conservazione arriva rapidamente a un tema fondamentale. Solo la prevenzione e una manutenzione regolare può ritardarne i processi di degrado. Quindi manutenzione programmata e conservazione preventiva devono essere perseguiti con un tentativo di gestire il cambiamento continuo a quali materiali sono esposti in un ambiente come la laguna, per garantire così un rallentamento delle problematiche conservative. Il Dipartimento di Conservazione si occupa quindi di due importanti aspetti in cui è possibile suddividere la conservazione. Da un lato la conservazione preventiva per prevenire ulteriori forme di degrado e dall'altro intervenire invece sui processi di degrado che le opere hanno già subito. La ricerca scientifica gioca un ruolo importante per entrambi gli aspetti. La ricerca è fondamentale per il Dipartimento, non possiamo restaurare le opere se non conosciamo a fondo i materiali con cui sono state realizzate e i processi di degrado a cui questi materiali sono andati incontro, né possiamo intervenire con misure di conservazione preventiva se non conosciamo i fenomeni di degrado presenti nell'ambiente in cui le opere sono esposte. Da una parte, quindi, studiare le opere per comprendere tecniche e fenomeni di degrado, come abbiamo fatto nel 2013 sugli 11 dipinti di Jackson Pollock della collezione. Qui siamo nelle sale del museo in cui il CNR e Molab hanno studiato le opere direttamente in situ. Il Molab è un laboratorio mobile per le indagini non invasive dell'Università di Perugia, del CNR, e porta le strumentazioni scientifiche direttamente in situ per eseguire indagini non invasive. Attualmente, sempre col CNR, stiamo studiando un capolavoro di Mondrian, composizione con Rosso del 1938. Per quanto invece riguarda la conservazione preventiva, il Dipartimento sta lavorando su diversi progetti. Stiamo infatti conducendo con l'Istituto di Scienza di Patrimonio della Cultura, il CNR, nel museo una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'eventuale presenza di inquinanti correlata alle dinamiche del flusso dei visitatori.
Qui vedete nelle foto i campionatori di inquinanti che sono stati inseriti all'interno delle sale. La ricerca è attualmente in corso. Un altro progetto innovativo che stiamo portando avanti, che è partito nel mese aprile, coinvolge diversi istituti di ricerca internazionali, università, musei, nella valutazione e mitigazione dell'impatto del particolato sui beni culturali all'interno di contesti culturali. Il progetto è totalmente green e sostenibile, si basa sulle proprietà magnetiche delle rocce che possono essere applicate anche al mio monitoraggio biologico dell'inquinamento atmosferico. E in questo caso utilizziamo delle foglie, degli licheni delle piante come efficienti bioaccumulatori di polvere antropogeniche, fornendo così informazioni sulla qualità dell'aria specifiche per il luogo nel contesto in cui vengono inseriti. L'uso di trapianto di licheni, cioè campioni prelevati da un'area incontaminata esposti nel luogo di studio, offre la possibilità di campionare il particolato presente nell'aria presa in esame. In pratica, i licheni si comportano come delle vere e proprie spugne assorbendo gli inquinanti. Inoltre siamo partner di ricerca di importanti progetti europei sulla ricerca di metodologie innovative e scientificamente avanzate per la conservazione dell'arte moderna e contemporanea. Progetti che sono guidati dal professor Baglioni dell'Università di Firenze, che ringrazio, che seguirà il mio intervento. Faccio. Devo partire? Sì. Ok. Allora, presenta, share screen, ok. Google Chrome would like to record. Che ne so, il problema è che qui non mi fa lo share screen. Rifacciamolo, presenta. Devo fare share screen, screen sharing, share screen with computer, Chrome tab, mi sa che non è. Select the tab to share, non so che dirti, Luciano, non mi fa nessun share screen. Choose what to share. Io, entire screen, ok. Entire screen share. Vedete qualcosa? Beh, forse è meglio se qualcuno. Se qualcuno fa, andate avanti voi, perché qui non mi fa nessuno Sì, share. esatto, proviamo a fare magari un cambio di scaletta, Luciano, se Sì. vuole provare a invitare un altro ospite, poi torneremo da Piero Baglioni più tardi. Qui c'è un altro coso, c'è un altro setting che devo fare. Altrimenti, Piero, potresti introdurre i progetti europei semplicemente raccontando un po' sia di NanoRestart, di Green Art e di Apache, e poi Maria Laura Petruzzellis continuerà nello specifico presentando l'attività della PG Guggenheim all'interno di questi progetti e poi Anna Giatti presenterà l'attività dei musei all'interno del progetto Apache. Quindi Qui se possiamo passare a Piero... Maria Laura in questo momento. Sì. Perché ho visto che Piero è uscito, se Ah, possiamo ok. passare direttamente a Maria Laura in questo momento. Guarda Laura. Eccomi. Ciao Luciano, grazie. Dunque, possiamo passare alle slide. Vi introdurrò insomma una breve carrellata di quelli che sono i progetti NanoRestart e Green Art, di cui ha fatto parte la collezione Peggy Guggenheim. Esatto, perfetto, vedo le slide, grazie. Dunque, all'interno del progetto NanoRestart prima, che si è svolto dal 2016 al 2019, e Green Art, che è il nuovo progetto
appena partito, nuovo progetto europeo appena partito, la collezione Peggy Guggenheim, tra le altre cose, si è impegnata per validare e sviluppare sistemi di pulitura innovativi per il trattamento dei dipinti moderni e contemporanei della collezione. Diciamo che il percorso e questa avventura è nata a partire da specifiche problematiche relative alla pulitura dei dipinti presenti all'interno della collezione. In maniera particolare i dipinti moderni e contemporanei, date le loro specifiche caratteristiche chimico-fisiche, presentano spesso sfide per i conservatori a livello sia della sensibilità dei materiali costitutivi e sia per la morfologia a causa della specifica tecnica con cui sono stati realizzati. Un esempio che è diventato per noi in qualche modo classico è Alchimia di Jackson Pollock, realizzato nel 1947. Vedendo un particolare dell'opera si può capire quali possono essere, insomma, le sfide cui un restauratore, un conservatore deve far fronte. E spesso appunto i materiali tradizionali a nostra disposizione non erano in grado di poter svolgere le operazioni o necessitavano di accortezze particolari. E gli studi proprio su Alchemy hanno portato alla necessità e al tentativo di sviluppare nuovi materiali in collaborazione con il CSG di Firenze. Giusto per avere un'idea di quelle che sono le metodologie di lavoro all'interno del progetto, quindi una volta definite le specifiche necessità in relazione anche ai casi studio che sono stati selezionati all'interno della collezione, si è passati alla preparazione di provini, quindi che potessero in qualche modo presentare le caratteristiche del caso studio in questione e riportarne in qualche modo le sfide. E per poi approdare alla scelta dei sistemi pulenti, anche confrontando sistemi tradizionali con sistemi invece in corso di sviluppo, per poi arrivare appunto al test, alla valutazione e l'applicazione infine sul caso studio. Vi farò vedere alcuni dei dipinti che sono stati i casi studio di Nano Restart. Quindi si parla di due aree tematiche nello specifico. Una riguarda la rimozione delle polveri da superfici e opere non verniciate, ed era questo il caso ad esempio di Tu e Eyes and the Heat di Jackson Pollock, che rappresentano in qualche modo due fasi diverse dello sviluppo artistico del pittore, quindi l'avvio verso quello che poi diventa il dripping fino appunto all'utilizzo di colori direttamente dai spremuti dai tubetti, come vediamo in Eyes and the Heat, che quindi presenta uno strato, una morfologia complessa, è uno strato con ampi sali e scendi della pellicola pittorica. Un'altra area tematica è stata quella rappresentata dalla rimozione di vernici non autentiche, non originali dai dipinti. Vernici spesso applicate in fasi di restauro avvenuti in epoche precedenti, di cui si conservava la testimonianza all'interno degli archivi della collezione. Questo è il caso di The Studio, l'atelier di Pablo Picasso o Il pomeriggio soave di Giorgio De Chirico. Chiaramente una volta definito il caso studio si è andato a sviluppare quello che è la ricerca sul contesto storico-artistico per ricostruire le vicissitudini conservative, è stata studiata la tecnica artistica, sono state realizzate ricerche d'archivio appunto per mettere in relazione quella che era la storia conservativa con quello che oggi potevamo leggere attraverso anche analisi non invasive, nonché appunto il vaglio della letteratura esistente sia su
quelli che erano i metodi di, diciamo, di restauro applicabili, sia quella che era in qualche modo l'opera. Come ha già detto Luciano, in collaborazione con il MOLAB si sono realizzate analisi invasive con una campagna sulle opere che hanno potuto dialogare con quelli che erano i dati della ricerca d'archivio. Quindi andando brevemente a descrivere, insomma, quello che è stato fatto dal punto di vista della realizzazione dei provini. Ciascun caso studio aveva una sua, quindi specifica, costituzione a livello di materiali, quindi come dire, dal dipinto ad olio fino ad alchilici su tela, ma anche situazioni particolari, come ad esempio il dipinto di De Chirico presentava un ampio ritocco a rigatino che si voleva mantenere e che quindi presentava una sfida. Un'ulteriore sfida per quelli che potevano essere i materiali di pulitura, di cui hanno tenuto conto anche i provini. Chiaramente i provini sono stati sottoposti ad invecchiamento artificiale, a stress luminoso e termico, in modo tale da poter rappresentare al meglio quelle che erano le caratteristiche del caso studio in questione. Per ciascuno quindi dei casi studio sono stati sviluppati e selezionati materiali che in qualche modo potessero far fronte alle diverse sfide, quindi materiali come quelli che sono stati poi chiamati i PEGGI, cioè dei gel a base di degli idrogel a base di PVA che potevano contenere soluzioni acquose o microemulsioni, quindi in modo tale da poter affrontare sia la rimozione di polveri che la rimozione di vernici e che potevano adattarsi alla superficie, quindi a morfologie particolarmente complesse. Risultando elastici, morbidi, ma allo stesso tempo forti da un punto di vista, diciamo, della loro struttura, quindi che non lasciassero residui né micro né macro sulla superficie. Un'altra categoria di materiali è quella degli organogel, che invece sono sistemi contenitivi per quanto riguarda solventi organici e che quindi potevano far fronte ad esempio, alla specifica problematica di pellicole pittoriche particolarmente sensibili all'acqua, in questo caso rappresentate ad esempio dal ritocco ad acquerello che trovavamo sulla superficie. Chiaramente sono stati selezionati diversi sistemi pulenti, adesso in base agli scaffold che noi avevamo. Il primo caso studio è quello appunto di Jackson Pollock, un olio su tela. I provini sono stati realizzati sia diciamo, con una texture che potesse in qualche modo rappresentare sia una superficie piana sia una superficie più complessa. E una volta realizzati i test, quindi con applicazione di un gel, la sua rimozione e un risciacquo che veniva realizzato con il gel, questa volta non caricato della soluzione polente a base acquosa, ma semplicemente con acqua demineralizzata al fine di effettuare, diciamo, il classico risciacquo che normalmente si fa a tampone, ma attraverso il gel stesso. E potete vedere alla fine il risultato. E chiaramente su questi test sono stati poi eseguiti dei controlli, quindi con una macchina che realizza analisi FTIR con una diciamo, altissima precisione che appunto ha permesso di verificare che non ci fossero residui della composizione, quindi del PVA sulla superficie, quindi il gel per avere la garanzia che il gel non lasciasse residuo alcuno. Dopodiché, appunto, anche i risultati della pulitura sono stati
verificati, quindi andando a mappare quelli che sono le componenti dello sporco artificiale che noi avevamo realizzato. Quindi in questo caso vedete a sinistra la mappatura dei silicati, a destra quello del caolino. Questo scanner permette non solo di ottenere degli spettri, come siamo abituati a vedere nelle analisi, ma di avere anche una mappatura, che diciamo facilita anche oggi la mia, il presentare i risultati, perché si vede appunto molto bene come il bianco di zinco in questo caso corrisponde all'arancione, lo sporco artificiale con i silicati mappati abbiano invece questa colorazione, verde, verde-azzurra, e che alla fine della pulitura la superficie ritorni a quello che era lo, come dire, la situazione, senza, la sommatoria dello sporco artificiale. Stessa cosa appunto mappando il caolino, questo per darvi un'idea di alcune delle analisi che sono state realizzate. Qualche immagine per farvi vedere un po' come si presentano i gel. Quindi i gel in realtà sono più grandi di così, possono essere tagliati a misura dell'intervento che deve essere realizzato, e vengono strizzati, anche questo in base alla necessità, della superficie, che devono ospitare, e dopodiché vengono applicati sulla pellicola pittorica, rimossi, e vedete come appunto, come dire, come è ben chiaro l'azione pulente che le abbiano. Si è arrivati anche a sviluppare delle vere e proprie gommine che quindi permettessero di sostituire all'occorrenza anche un'azione meccanica, che normalmente viene eseguita con il tampone e che spesso può essere, può rivelarsi rischiosa per quanto riguarda appunto l'intrappolamento della cotone sulla superficie. Vedete anche superfici particolarmente sensibili all'acqua, ai solventi, che a tampone presentano un alto rischio di rimozione della pellicola pittorica, come invece, con l'azione di questi gel abbiano, avuto dei risultati, assolutamente interessanti. Il studio ha visto la rimozione invece di vernici non originali, quindi in questo caso si tratta di microemulsioni, che credo poi il professor Baglioni spiegherà, insomma, quindi su cui non mi soffermo. E chiaramente sono stati, l'opera era stata soggetta a una foderatura cera resina in passato, quindi anche i provini hanno subito lo stesso trattamento. Si tratta qui di una vernice chetonica, vedete alcune dei test di pulitura realizzati su provini, e anche qui analisi con i corrispettivi spettri della superficie non verniciata, verniciata e pulita con, in questo caso, la microemulsione che, come dire, veniva chiamata Polar Coating B. Vedete anche un'immagine interessante a vedere, nell'immagine a destra, ingrandito, si vede appunto la vernice, sul margine più alto, e in basso la pellicola pittorica. Vedete come nell'immagine e nella mappatura con lo scanner si rivede perfettamente anche nella composizione dei materiali, quindi dello strato verniciato e non verniciato. Si è arrivati anche in questo caso poi all'applicazione sui casi studio, che ha realizzato Luciano Pensabene Buemi, che è il conservatore della collezione. E anche qui una breve carrellata. Invece il terzo, diciamo l'ultima categoria di materiali, ovvero gli organogel, abbiamo avuto appunto la necessità di rimuovere questa vernice non originale di restauro. La vernice, era una vernice acrilica chetonica, commercializzata come le Franc Vibert, e anche in questo caso sono state sviluppate una nuova classe di materiali che hanno caratteristiche differenti a seconda diciamo, delle loro composizioni e di come vengono realizzati, e quindi possono essere utilizzati, diciamo, possono essere sticky, quindi appiccicosi in modo tale da intrappolare lo sporco
particolato atmosferico e polveri dalla superficie, ma possono anche fare da contenitore per solventi organici, ed era quest'ultimo, diciamo, quello che a noi più interessava in relazione a questo caso studio. E quindi anche qui preparati i provini. Sono stati testati i materiali, selezionando una soluzione pulente che risultava idonea per la vernice che avevamo di fronte a noi, e potendola contenere all'interno diciamo, di questi organogel. Anche in questo caso vedete appunto un'area non verniciata, un'area verniciata e un'area pulita, e vedete come appunto sia positivo il risultato ottenuto. Questi sono chiaramente gli spettri relativi diciamo, le mappe che vi ho appena mostrato. E anche qui è stato realizzato il controllo dei residui di gel sulla superficie, verificando che appunto non si, diciamo, con la sensibilità del macchinario che avevamo, che è un macchinario molto preciso, per fortuna non c'era alcun residuo, anche rispetto a studi comparativi con materiali tradizionali, ottenevamo dei risultati assolutamente incoraggianti. E anche questa volta è stato poi diciamo, applicato il gel sul dipinto. E queste invece brevemente sono appunto le nuove sfide del progetto Green Art, che è quindi un progetto appena partito e che vedrà anche in questo caso, tra le altre cose, appunto affrontare vedrà la collezione affrontare le sfide riguardo la pulitura, anche in questo caso di opere non verniciate. Questa volta troveremo anche una scultura di Dubuffet, ci approcceremo anche a dipinti acrilici, che quindi presentano ulteriori sfide rispetto a quelle degli oli moderni. Ecco, questo grazie per l'attenzione. Per ora, insomma, passerei la palla ad Anna Giatti o a Luciano, ti vedo, non so se vuoi presentarla tu. Sì, diciamo che per quanto riguarda Green Art, in Green Art studieremo dei solventi green e dei metodi totalmente green e quindi sostenibili per appunto la conservazione dell'arte contemporanea. Uno degli aspetti, come vi dicevo prima, importanti per la collezione è studiare delle misure di conservazione preventiva. E in questo il progetto APACE dell'Unione Europea è stato veramente un progetto importante che è durato 3 anni. E partner insieme a noi, insieme alla collezione Peggy Guggenheim, c'erano diversi musei, tra cui il Museo della Scienza e della Tecnica, di cui Anna Giatti è il conservatore. Quindi ringrazio Anna per la presentazione. Buongiorno, sono io che ringrazio voi per questa opportunità e parleremo quindi, se possono partire le slide, dell'attività del progetto europeo APACE e della collaborazione che si è instaurata all'interno di questo progetto con i musei. Siamo nell'ambito, riuscite a vedere anche a leggere nello schermo? La mia diapositiva appare un po' con una zona scura, spero che non sia così anche per chi ci segue. Comunque in questo caso volevo proporre una definizione di conservazione preventiva come riportata dalla Commissione Conservazione di ICOM, l'International Council of Museum. La conservazione preventiva fa parte della più larga attività di conservazione ed è un'attività che viene svolta non sul singolo oggetto, ma su insiemi di beni, insiemi di oggetti, quindi su collezioni raccolte, ed è volta a studiare e a prendersi cura dell'ambiente di conservazione in modo da permettere una vita più sana, diciamo così, per gli oggetti che fanno parte di queste raccolte.
La conservazione preventiva ha un momento fondante in Italia quando negli anni 70 del Novecento Giovanni Urbani teorizzò degli interventi di conservazione programmata, ma oggigiorno in Italia non viene molto praticata. Troviamo invece in delle istituzioni internazionali e anche online diverse risorse che possono aiutare i conservatori ad approcciarsi a questa attività, a questo modo. A questo punto di vista, diciamo, per lavorare nell'ambito della conservazione. Sulla pagina del Getty Conservation Institute viene riportato un tema che mi sembra importante oggi qui sottolineare: il fatto che nel recente passato l'attività di conservazione si sia puntata prevalentemente sui singoli oggetti, sui singoli beni. Oggi questo non è più sostenibile perché, come sappiamo, le risorse a disposizione dei musei si sono in molti paesi del mondo assottigliate ed inoltre, invece, d'altro canto, i beni di interesse museale sono aumentati. I musei conservano sempre più beni culturali e c'è anche un altro aspetto che mi preme particolarmente, l'ampliamento del concetto di bene culturale. Oggigiorno rientrano in questa categoria non soltanto le opere d'arte provenienti comunque dalla produzione artistica, ma sono vari e diversi i manufatti che rientrano nella categoria dei beni culturali. Come abbiamo già detto, APAS è un progetto europeo che rientra e ha svolto la sua attività proprio nell'ambito della conservazione preventiva. Un progetto europeo di una certa importanza, vedete dei numeri importanti per quanto riguarda il budget, un progetto che è iniziato nel gennaio del 2019 e si è concluso nel giugno del 2022. Al progetto hanno partecipato ben 26 partner. Il capofila era il consorzio interuniversitario CSGI nella sede di Firenze che viene guidato dal professor Baglioni, partecipavano diverse altre università, istituti di ricerca, anche delle realtà commerciali come per esempio Goppion, Ericsson. Del partenariato facevano parte anche sei musei, fra cui la Fondazione Scienze e Tecnica presso la quale io lavoro, il Museo Peggy Guggenheim, come abbiamo già detto, ma anche il Centro Pompidou di Parigi, il Museo Nazionale Ungherese e quello sloveno, e in più anche la Soprintendenza Abruzzese che rappresentava in sé ben più di un museo. Le caratteristiche del progetto APAS era appunto quella di promuovere la conservazione preventiva per quanto riguarda i beni culturali mobili e conservati in strutture, all'interno di strutture, confinati per così dire, cioè conservati in vetrine, per esempio per quanto riguarda l'area espositiva, oppure nelle scatole di archivio o in casse per quanto riguarda i depositi. Negli obiettivi era prevista la realizzazione attraverso l'attività di modeling di alcuni sistemi per predire il degrado di alcuni dei materiali che costituiscono i beni del patrimonio culturale, anche la creazione di un decision support system a supporto dei conservatori che vogliono intraprendere un percorso di conservazione preventiva presso le proprie collezioni, ma anche dei sensori innovativi per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità relativa, ma anche dei composti organici volatili, un settore che ha ancora molto bisogno di lavoro e che si presenta da un certo punto di vista interessante, ma anche importante perché spesso questi composti organici volatili sono la causa di processi di degrado. Un altro obiettivo era quello delle realizzazioni sempre a basso costo di materiali che possono andare a migliorare l'area dei
dei contenitori dove si trovano i beni culturali, come dicevo, sia quelli in esposizione permanente che nei depositi. Il progetto era organizzato in World Packages, come sempre, per il raggiungimento degli obiettivi che ho detto, ma anche per quanto riguarda il lavoro di comunicazione e diffusione dei risultati ottenuti, un aspetto molto importante per i musei e per la comunità europea stessa. Una delle prime attività che si sono tenute all'interno del progetto APASH è stato un sondaggio che abbiamo voluto lanciare nella comunità, non soltanto dei musei, ma anche delle biblioteche e degli archivi, così un po' per conoscere lo stato dell'arte e quali erano i maggiori bisogni e le maggiori richieste dal punto di vista dei consumatori finali, diciamo, degli obiettivi e dei prodotti che volevamo realizzare. I risultati del sondaggio sono stati molto interessanti, hanno partecipato paesi, hanno risposto colleghi da molti dei paesi del mondo e abbiamo potuto così capire che ben il 40% di coloro che hanno risposto dichiarava o di non avere un sistema di controllo dell'ambiente, dei microambienti museali, oppure di averlo ma non adattati alle necessità degli oggetti stessi, quando per esempio si ha un sistema di riscaldamento, di condizionamento tarato sulle necessità delle persone che frequentano quei luoghi e non tanto degli oggetti che sono lì conservati. Un altro dato interessante, a mio avviso, è stato vedere che ben il 45% di coloro che eseguono delle misurazioni conservano poi i risultati di queste misurazioni come un report, cioè come dei dati che probabilmente rimangono nei cassetti o nei computer di chi se ne occupa e non vengono utilizzati per stimolare un miglioramento e una revisione della qualità dei microclimi di conservazione. Le ragioni di una così difficile rapporto dei musei e degli altri istituti con le attività di conservazione preventiva sono quelle che sono state confermate, quelle che ci aspettavamo, una carenza di risorse sia dal punto di vista economico che di personale e una carenza di dispositivi alla portata di chi lavora nei musei, anche dei musei piccoli e medi, e anche una carenza di personale, una carenza anche di expertise per quanto riguarda il personale che lavora nei musei. Il progetto ha avuto un suo sviluppo, una sua attività notevole nonostante la pandemia e ha raggiunto dei risultati importanti, gli obiettivi che prima abbiamo visto. Ora, oggi ne presenterò alcuni, per un maggior approfondimento vi consiglio di consultare il sito web di progetto. Alcuni dei prodotti più interessanti realizzati durante APASH, a mio avviso, sono gli assorbitori, degli assorbitori per quanto riguarda i composti organici volatili. Quelli della Chalmers e del CSG di Firenze sono degli assorbitori che sono stati sviluppati in tutti i loro stadi e sono arrivati addirittura al mercato. È interessante anche notare come c'è stata un'attenzione a produrre questi assorbitori con degli ingredienti green e raggiungendo quindi dei prodotti che sono compatibili anche con una migliore gestione degli ambienti. Un altro prodotto che secondo me è un altro degli obiettivi raggiunti, secondo me molto interessante, sono questi sensori per temperatura e umidità relativa. Sono dei sensori che utilizzano un protocollo NFC, cioè che consentono una lettura a breve distanza, ma utilizzando l'energia del dispositivo che fa la lettura, in questo caso per esempio un cellulare. Questo consente di non inserire delle batterie all'interno del sensore stesso, allungandoli di fatto di molto la vita attiva, senza la necessità di dover sostituire le batterie. Altri prodotti molto interessanti sono stati quelli messi a punto dalla ZFB, una società
scatole di archivio che hanno visto una ricerca per quanto riguarda i materiali costitutivi della scatola stessa, ma anche delle soluzioni che consentono di integrare gli altri risultati ottenuti con Apache. Vedete qui nell'immagine che la scatola riesce a portare a un posto dove sistemare il sensore che abbiamo visto prima e dei vani dove è possibile sistemare dei fogli di assorbitori per i VOC che abbiamo anche questi visti precedentemente. Il partner Goppion ha realizzato delle vetrine dove ugualmente è possibile in dei cassetti alloggiare per esempio gli assorbitori che abbiamo visto oppure altri sistemi di sensoristica. Per quanto riguarda l'attività dei musei, il coinvolgimento dei musei, questo ha riguardato un'attività di monitoraggio, oltre che insomma, portare la voce di quelli che saranno i consumatori finali degli obiettivi di progetto, i musei hanno messo anche a disposizione le proprie collezioni per testare i prodotti realizzati. In questo caso la PEG Guggenheim ha deciso di mettere in gioco insomma, alcune delle opere più importanti lì conservate e le sperimentazioni hanno permesso di lavorare per esempio trovando il sistema di alloggiare alcuni assorbitori all'interno della cornice stessa del documento. Nell'immagine in basso a destra vedete che all'interno della cornice è stato sistemato anche un sensore per la misurazione della temperatura e dell'umidità. In questo caso si tratta di un sensore che si trova in commercio, ma proseguendo con il progetto è stato poi possibile sistemare all'interno della cornice anche uno dei sensori che abbiamo visto prima, dei sensori fra l'altro che sono stati prodotti e vengono venduti a un costo bassissimo, meno di 5 euro l'uno, rispondendo a uno degli altri obiettivi di Apache, che era quello, come ho accennato, di produrre oggetti e soluzioni a basso costo per i musei. E in questo modo, sistemando il sensore all'interno della cornice è sufficiente avvicinare un cellulare per poter leggere in diretta le misurazioni che vengono effettuate dal sensore. La Fondazione Scienze e Tecnica, dove mi trovo, ha messo a disposizione le proprie collezioni. Presso il museo della Fondazione sono conservate delle collezioni di interesse storico-scientifico. In questo senso, quindi, mi richiamo una delle affermazioni che ho fatto all'inizio, quindi la necessità di provvedere anche alla salvaguardia di collezioni non solamente artistiche, in questo caso costituite anche da una buona quantità di oggetti e quindi l'opportunità di agire per prevenire i problemi di degrado e riuscire così a lavorare su un insieme delle raccolte e delle collezioni. In questo caso i casi di studio che sono stati attivati presso la Fondazione riguardavano una collezione di modelli botanici, una collezione di strumenti scientifici. In queste collezioni sono state effettuate delle misurazioni e poi l'inserimento degli assorbitori per poterne misurare l'effetto. Questa attività è stata particolarmente interessante per quanto riguarda il terzo caso di studio della Fondazione del Museo della Fondazione Scienze e Tecnica, un erbario. Un erbario costituito da una serie di campioni raccolti in delle cartelline e sistemate all'interno di alcune scatole in un armadio che in questo caso si trova in uno dei depositi della Fondazione. Le scatole che conservano i fogli d'erbario durante una delle misurazioni si sono rilevate una grossa fonte di acido acetico. Grazie all'inserimento di alcuni assorbitori all'interno delle scatole è stato possibile abbattere in modo consistente le quantità di acido acetico presente e questo costituisce una validissima scelta nel caso in cui, come questa dell'erbario, anche le scatole abbiano un loro valore storico e quindi l'interesse da parte dell'istituto di conservarle insieme ai campioni.
Vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per eventuali domande o chiarimenti. Bene, non so se è collegato Piero Baglioni. Sì, sì, ci sono. Ok, allora se mi fa lo schermo, perfetto. Allora, a questo punto io vi ringrazio, mi dispiace per... spero che vediate lo schermo, speriamo. Lo vedete? Pronto? Sì, sì, vediamo. Ok, perfetto. Allora, vi ringrazio per questo. Mi dispiace, ma c'erano dei setting che non avevo mai aggiustato. Allora, in parte, diciamo, riassumerò alcune cose che sono state dette da un quadro un po' più generale per far capire che noi in tutti questi progetti, e quindi grazie all'aiuto dei musei e dei conservatori, abbiamo potuto sviluppare una parte di scienza che è diversa da quella che in genere viene utilizzata comunemente nei processi di restauro. L'idea è abbastanza banale da un punto di vista scientifico, è che quello che si degrada in una opera d'arte è la superficie. Allora, se quello che si degrada è la superficie, noi dobbiamo andare a cercare una parte di scienza che fa capo, che studia la struttura, la dinamica e il comportamento di una superficie. Per far questo dobbiamo usare una parte di scienza che è diversa dalla chimica delle soluzioni e dei polimeri, che invece è quella che viene comunemente utilizzata in conservazione. Quindi se uno vuole riparare una superficie, usa questa parte di scienza, e questo è il primo esempio in cui fu fatto questo esperimento con Beata Angelico nel 1972-73, a seguito del danneggiamento da parte dell'alluvione di Firenze. Quindi la parte che noi utilizziamo è una parte che si chiama chimica fisica delle superfici e dei colloidi, o più generalmente si chiama soft condensed matter. Utilizzando questa parte di scienza, noi possiamo mettere a disposizione, diciamo, dei musei e dei conservatori nuovi materiali che hanno un alto grado di innovazione, e li possiamo confrontare per esempio con quelli che ci sono sul mercato. E qui vedete allora dei diagrammi in cui sostanzialmente vedete che i costi dei nuovi materiali, che sono questi in azzurro, più o meno sono uguali a quelli dei materiali tradizionali, ma ci sono un sacco di benefici in più rispetto all'uso dei materiali tradizionali, soprattutto per quanto riguarda il rischio che compie l'opera d'arte, cioè quanto è rischioso intervenire sull'opera d'arte. Con i nuovi materiali noi massimizziamo la correttezza dell'intervento, cioè non degradiamo l'opera d'arte, non interveniamo direttamente sull'originale, ma solamente sui materiali che dobbiamo invertire nei processi di degrado, oppure che dobbiamo rimuovere, per esempio nel cleaning, e vi farò vedere alcuni casi. E soprattutto anche per quanto riguarda la sicurezza del restauratore, quindi la parte di salute. Tutte queste cose si sono sviluppate grazie al finanziamento dell'Unione Europea, che ha investito circa 90 milioni di euro in questi processi, in questi progetti. E sono progetti che si sono sviluppati uno di conseguenza in seguito all'altro, fino a Green Art, che è quello che stiamo facendo in questo momento, per esempio insieme, grazie anche all'aiuto di Pensabene e di Peggy Guggen. Il primo fu Nano for Art, che coinvolgeva tutta una serie di enti sia in Europa e in Messico, il Museo Nazionale di Mexico City, e che riguardavano la pulitura, il consolidamento e la deacidificazione di opere d'arte. Il secondo è un altro progetto che si chiamava Nano Restart, che sempre riguardava la pulitura, la stabilizzazione di tele, la rimozione di materiale non voluto, per esempio da opere d'arte, e una protezione di queste opere d'arte. E questo qui cominciamo a lavorare, per esempio, con Peggy Guggenheim. Là il terzo fu Apache, che era tra il 19 e il 22, qui abbiamo avuto la sventura di avere il Covid, diciamo, nel mezzo,
E comunque qui abbiamo fatto un progetto particolarmente complesso in cui c'era una parte di multi-scale modeling per capire in che modo e perché un qualcosa si degrada e di generare nuovi sistemi per la protezione sostanzialmente e per diciamo il ritardo dei processi di degrado. Quindi questo era un progetto tipicamente di conservazione preventiva. L'ultimo è Green Art, che è Green Endeavor in Art Restoration, che riguarda diciamo la riscrittura, se così si vuole, di tutto quello che è stato fatto, quello che abbiamo sviluppato nei progetti precedenti, ma in termini di green. Tutto quello che abbiamo fatto prima è già green. Fate conto che se uno va a vedere il benchmark usato comunemente in conservazione fa 100 per la parte di green, quindi quando voi usate per esempio dei solventi per pulire, mettiamo 100 a quel valore, se i materiali che noi abbiamo sviluppato valgono 1 o 0,5, quindi vuol dire che sono particolarmente green rispetto e particolarmente safe. Quindi questo è un progetto molto vasto, coinvolge 28 partner e praticamente coinvolge buona parte dei paesi tipo Giappone, Cina, c'è Brasile, Stati Uniti e quasi tutta l'Europa. Qui che cosa studiamo? Studiamo gel e sistemi per la pulitura, consolidanti, sistemi per diciamo il packaging per, e sensori e poi sistemi di coatings per la protezione diciamo delle opere d'arte, per esempio come contrasto per i cambiamenti climatici, perché come voi sapete anche un grado di differenza genera una enhancement, un incremento del degrado che è particolarmente elevato, basta vari poco la temperatura o l'umidità. In sostanza in Green Art quello che sviluppiamo è una parte di Green Chemistry e sostanzialmente quello che noi andremo a fare, ma abbiamo già fatto, molte di queste cose sono già state fatte nei primi mesi di progetto, avremo solventi che sono safe, cioè non tossici o completamente poco tossici o completamente atossici, polimeri, monomeri, tensioattivi e sistemi di conservazione nuovi che sono clean, che sono sustainable e che sono molto safe, diciamo, da un punto di vista delle soluzioni che noi andiamo a sviluppare sia per gli operatori sia per l'ambiente. Allora io farei un esempio molto banale. In tutte queste cose, sostanzialmente tutti questi metodi, se uno pensa solamente alla parte di cleaning, che non so, penso sia una parte, almeno per quello che abbiamo discusso finora, importante della vostra attività, noi possiamo pulire, possiamo consolidare le superfici e conservare in alcuni casi. Utilizzando dei sistemi che sono diversi da quelli classici, che adesso stanno diventando classici loro, ma quando sono stati sviluppati non lo erano, che sono nanoparticelle, sistemi detergenti, che sono micelle e microemulsioni, che sono dei sistemi molto utili per pulire, e dei contenitori, che sono dei sistemi che servono per contenere questi sistemi pulenti e incrementare in modo esponenziale le loro capacità di pulitura. Quindi durante tutti questi progetti noi abbiamo sviluppato tutta una serie di prodotti che sono disponibili dai conservatori per richiesta, insomma anche per interesse diciamo del sistema di finanziamento europeo a questo indirizzo, e sostanzialmente questi sono hanno dei marchi registrati che si chiamano Nano Restore Cleaning per la pulitura, gel che sono molto utili, che come dicevano anche gli oratori precedenti possono essere organogel oppure idrogel, e poi altri sistemi che servono per il consolidamento o per la protezione di carta e per diciamo la protezione di pietre. Essenzialmente noi ci siamo dedicati a pietre di natura carbonatica. Se voi andate sul sito troverete che ci sono delle flowchart per scegliere quali sono i sistemi che vi possono essere più utili per l'attività che volete fare. Allora, siccome credo di avere ancora 5 minuti, quello che vi volevo far vedere è semplicemente come noi andiamo a intervenire su sistemi di pulitura.
Per esempio, classicamente vengono utilizzati solventi puri oppure loro miscele. Noi in genere usiamo solventi puri raramente o miscele raramente, le possiamo usare diciamo in quelli che sono organogel perché hanno una struttura e fanno cose molto diverse da quello che si può fare negli idrogel. Utilizziamo però sistemi che sono tensioattivi oppure dei contenitori particolari che sono molto efficaci nella pulitura, come le microemulsioni, quando questi sono per esempio confinati all'interno di gel. E in questo modo noi abbiamo tre categorie: sistemi pulenti, sistemi che riescano a confinare e sistemi diciamo che sono confinati, scusate, e sistemi invece che confinano. Qual è l'idea banale? L'idea banale è questa: supponete che questa sia una vostra una tela e questo sia lo sporco. Cos'è che succede durante gli anni? Succede che lo sporco va ad aderire sulla superficie della tela e quindi il processo di pulitura che cos'è? È semplicemente l'inverso di questo processo. Dobbiamo levare lo sporco e riportarlo nelle condizioni di non adesione sulla tela, sull'opera d'arte. E questo banalmente viene fatto andando a studiare le proprietà di superficie di questi solidi. C'è un parametro si chiama parametro di spreading, e a seconda del valore di questo parametro di spreading, che è indicato diciamo da quest'angolo, una goccia per esempio di acqua su una superficie per esempio di un dipinto ci avrà, formerà un angolo, e quest'angolo vi dice in che condizioni è, come interagisce sulla superficie, e questo dipende da come è fatta la superficie. Quindi noi possiamo essere in delle condizioni di spandimento completo, che vuol dire che tutto lo sporco è spampanato o il liquido è spampanato, è disteso sulla superficie, oppure di non contatto, e quindi in questo caso è il caso ideale, perché se vogliamo rimuovere sta gocciolina è facilissimo, basta diciamo soffiare, inclinare la superficie, condizioni particolarmente ottimali. Tutto questo è dato da questo coefficiente che si chiama coefficiente di spreading. A seconda di questo valore noi abbiamo che il materiale aderisce sulla tela oppure non aderisce. E questo è quello che abbiamo fatto nei progetti, e vi presento qui le cose più importanti diciamo fatte con Peggy Guggenheim, visto che siamo con Peggy. Questo è un esempio di come si può rimuovere dello sporco. Questo è un provino in cui c'è un sistema, una tela, questo è un acrilico, sopra un altro acrilico, questo è un acrilico rosso, questo è un acrilico nero. Allora, se voi usate un solvente e cercate di solubilizzare questo acrilico, avete dei problemi perché solubilizzate anche l'acrilico sotto. E quindi avete dei problemi. Invece questo è un esempio di come uno può fare utilizzando queste metodologie che abbiamo messo a punto. Questo è un gel, quindi lo potete vedere, è un gel. Questo gel contiene una microemulsione, questa microemulsione viene distribuita, depositata sulla superficie del dipinto e aspettate una certa quantità di tempo, in questo caso la stella ha deciso di aspettare, sarebbe la restauratrice, ha deciso di aspettare 5 minuti, e dopo 5 minuti quello che fa non è che ha solubilizzato lo strato, vedete non è solubilizzato, ma lo strato è staccato rispetto alla superficie del dipinto. Allora, questo era un caso impossibile da pulire secondo il restauratore, perché qualunque solvente o qualunque sistema che cercasse di solubilizzare questa vernice solubilizzava anche il dipinto originale. Questo processo è un processo di distaccamento, di detachment, di che cosa? Della pellicola pittorica rispetto all'originale. Noi usiamo dei sistemi che non hanno solventi, non solubilizzano, non sono in grado di solubilizzare né il dipinto originale né, come vedete, lo strato, la vernice successiva. Però sono in grado di agire all'interfase tra i due, e quindi vedete che questo, a prescindere dal tempo, diciamo, è una sicurezza nella pulitura che è particolarmente elevata. Questo è invece Luciano, che vi fa vedere come si può pulire un dipinto. Questo era solo pulire da, diciamo, polvere sporco, e quello che lui sta facendo, sta preparando un gel che da qui poi abbiamo chiamato Peggy, a quei tempi non l'avevamo chiamata ancora Peggy,
lo distribuisce sulla superficie, dopodiché lo rimuove e la superficie a contatto è pulita. Siccome la superficie magari è particolarmente rugosa, diciamo, ha dislivelli grossi, con una pennina, con una gomma, come, e questa la facemmo su indicazione richiesta loro, della Maria Laura e di Luciano, e abbiamo fatto questi cosini, queste gommine che servono per andare a pulire, diciamo, le parti più comuni, meno accessibili. Questi sono esempi, che sono quelli che hanno detto Maria Laura precedentemente. Questo è Picasso, Luciano, qui vedete la pulitura in bianco e nero, forse si nota bene le zone pulite da quelle non pulite. Questo è un altro esempio di The Wetting, questo è un Banksy. Questo Banksy sta a New Orleans, era stato completamente distrutto, e voi vedete come la vernice, questa è un'alchidica, su un'alchidia stessa composizione si rimuove abbastanza facilmente, semplicemente per staccamento. Se uno utilizzasse un solvente di questi due sistemi non lo potrebbe fare, leverebbe anche il dipinto originale di Banksy, che adesso è questo e l'hanno quasi completamente recuperato. Questi sistemi si possono usare in tanti tipi di applicazione, per esempio questa è la pulitura di metalli, bronzi. Ora, come diceva Maria Laura, oltre agli idrogel e ai sistemi di pulitura abbiamo anche organogel, che vi faccio vedere brevemente. Questi derivano da castor oil. Castor oil è una pianta interessante perché uno può ottenere un olio, che è l'olio di ricino, sostanzialmente castor oil vuol dire ricino, che non è edibile, cioè non è mangiabile, quindi noi facciamo un'operazione in cui usiamo un qualcosa che non è utile, diciamo, da un punto di vista alimentare al genere umano. Possiamo produrre gel, e questi gel possono essere prodotti in varia forma, e quello che è diventato più popolare è questo. Questo è un filmino che ha fatto direttamente la Commissione Europea su How can European heritage be preserved with castor oil? Make the connection with EU science. Europe's museums keep safe millions of artifacts, but pollutants like acetic acid emitted by buildings and even the crates used to store artworks can discolor pigments and damage canvas. Researchers for the EU-funded Apache project mixed oil from castor beans with nanoparticles of magnesium oxide. Once cured, material absorbs up to 97% of damaging pollutants where the nanoparticles trap them. A reactive dye tells curators when to replace the absorbent, and the old material can even be recycled as fertilizer. The patented absorbent is low cost, sustainable, and environmentally friendly. No wonder it's already being used in museums like Centre Pompidou and the Guggenheim. It's just one of many technologies developed by Apache to help protect Europe's artistic heritage. Find out more. Ok, quindi questo è esattamente quello che poi hanno fatto e che vedete qui in Peggy Guggenheim. E tanto per darvi una indicazione quantitativa, voi vedete che con questi assorbitori si diminuisce notevolmente la quantità di materiale acido, e quindi si va sotto una soglia che è la soglia di sicurezza per non danneggiare in questo caso i dipinti. Un esempio è questo, che è Boccioni, che ha un assorbitore che noi abbiamo fatto una stima che sono 500 grammi e dureranno circa 100 anni. Questi 500 grammi costano, non so, costeranno qualche decina di euro, ma decina di euro lo dovete ammortizzare su 100 anni, quindi praticamente niente. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande fatemi sapere. Fantastico, grazie mille Piero, io direi che possiamo richiamare anche tutti gli altri relatori giusto per arrivare alle conclusioni di questo evento. Chiamo Luciano, chiamo Anna, non vedo, eccoci qua, chiamo anche Maria Laura. Vorrei fare giusto un resoconto, è stato veramente molto interessante raccogliere tutti i vostri contributi, le vostre testimonianze, soprattutto anche perché questo incontro è stato seguito, ma verrà poi seguito anche sicuramente in differita da tanti studenti della Scuola di Restauro di Botticino, per cui un incontro così specifico
per loro sarà sicuramente veramente stimolante e anche molto, molto interessante, proprio perché sia dal primo che al quinto anno sono attualmente nei laboratori di restauro per esercitarsi, per imparare quella che è la professione appunto del restauratore. Io vorrei fare, prima di tutto, ringraziarvi anche personalmente per questi contributi. Vorrei fare un ultimo giro di saluti, a partire proprio da Luciano, penso a Bene Buemi. Luciano, se vuole salutare il pubblico per un ultimo appunto tavolata, e poi passare la parola anche agli altri relatori. Sì, ringrazio tutti, ringrazio a partire da Valore Italia i relatori e il pubblico che ci ha seguito. Grazie, se avete tipo qualcosa da chiedere potete anche mandarmi un'email al Dipartimento di Conservazione che trovate sul sito internet della collezione Peggy Guggenheim. Perfetto, andando in ora ringrazio anche Maria Laura, grazie mille per il preziosissimo contributo. Grazie. Rilancio quello che diceva Luciano, siamo sempre a disposizione, insomma, felici di poter collaborare quando, insomma, è stata un ottimo momento. È stato bello anche rivedere il professor Baglioni, che non vedevamo da un po', quindi insomma grazie a voi e alla prossima. Grazie mille Anna Giatti anche per il preziosissimo contributo. Grazie, ringrazio di questa opportunità e ringrazio anche dell'opportunità che è stata offerta alla Fondazione Scienze e Tecniche di partecipare al progetto APASH. Per noi è stato un grande orgoglio. Le collezioni di interesse storico e scientifico non sempre sono coinvolte nell'attività di ricerca nell'ambito della conservazione, e quindi sono stata molto contenta di partecipare e di portare la voce anche delle collezioni minori, come si dice. Grazie mille, ringrazio infine anche Piero Baglioni. Grazie a voi, noi siamo un po' un'impurità di conservatori, ma nel senso che siamo felici di lavorare con loro, impariamo un sacco da conservatori, dai musei, e cerchiamo di trasferire un po' di scienza, certe volte scienza diversa da quella che viene usata, perché questo è utile per il progresso della scienza e per il miglioramento delle condizioni di conservazione dei restauratori e dei restaurati, cioè delle opere d'arte. Quindi comunque, se avete bisogno di materiali o di sistemi, diciamo, più o meno complessi, noi siamo a disposizione, oppure chiedete a Luciano, lui li usa. Anna li ha, ma purtroppo non l'abbiamo potuta inserire nell'ultimo progetto, ma pazienza. E Maria Laura non la vedo da tanto, è vero che non vedevo Maria Laura da tanto, ma per colpa sua, perché il suo capo lo vedo quasi tutti i giorni, perché lei è emigrata, va bene, ma ora è tornata a casa. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Fantastico, grazie mille. Io ne approfitto anche ovviamente per invitarvi, quando sarete a Milano, per venire a trovarci, a visitare la sede di Valore Italia della Scuola di Botticino in Mind. Ora ovviamente siamo nella Mind Innovation Week, è un momento in cui l'area è florida di eventi e di personaggi che frequentano quest'area, ma anche nell'area di Bovisa invece, dove abbiamo la seconda sede, Bovisa Lab, con anche i laboratori di restauro. Ovviamente ricordo anche gli appuntamenti di oggi, con altri due webinar alle 15 con Erarium Chain, sempre in diretta sul canale YouTube di Valore Italia. Alle 16.30 invece con Archetype si parlerà di intelligenza artificiale, per cui è una giornata veramente ricca di eventi. Grazie di nuovo a tutti, è stato veramente un piacere, alla prossima. Sì.